Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Chi è più anziano ricorderà che al Catechismo si diceva che al di fuori della Chiesa non vi fosse possibilità di salvezza. Adesso sembra che le cose siano cambiate, nel senso che un'affermazione di questo tipo non la si ascolta più. Ma la dottrina cattolica non può cambiare, piuttosto si è da tempo diffusa anche all'interno degli ambienti cattolici una mentalità di tipo relativista, cioè tutte le religioni sarebbero buone. Eppure l'extra ecclesiam nulla salus, fuori la Chiesa non vi è possibilità di salvezza, è un'incontestabile verità di fede e lo è perché è stata continuamente ripetuta dai padri e dal Magistero. Di esempi se ne potrebbero fare tanti. Pio XII scrive: ora, tra le cose che la Chiesa ha sempre predicate e che non cesserà mai dall'insegnare, vi è pure questa infallibile dichiarazione che dice che non vi è salvezza fuori della Chiesa. Queste parole sono tratte dalla lettera al Sant'Uffizio dell'8 novembre del 1949. E sono parole importanti, perché un Papa dice chiaramente che la verità dell'extra ecclesiam nulla salus non solo sarà sempre insegnata, ma che è anche una dichiarazione infallibile. Rileggo le parole: ora, tra le cose che la Chiesa sempre predicate e che non cesserà mai dall'insegnare, vi è pure questa infallibile dichiarazione che dice che non vi è salvezza fuori della Chiesa. Quindi Pio XII, con queste poche parole, dice tre cose importanti: che l'insegnamento dell'extra ecclesiam nulla salus è stato sempre predicato e che non cesserà di essere predicato, e inoltre che è un'infallibile dichiarazione. Ma diciamolo francamente, è un problema di logica. Se la Chiesa non fosse necessaria per la salvezza, quale sarebbe il motivo per cui Gesù ha comandato di andare fino agli estremi confini della terra per battezzare e diffonderla, come dice il capitolo 16 di San Matteo? Rimane però una domanda: ma chi si trova senza colpa personale fuori della Chiesa può per questo essere condannato? La Chiesa cattolica da sempre, attenzione, non è una novità degli ultimi tempi, ha affermato che chi si trova fuori della Chiesa senza colpa non può per questo essere condannato. Si ipotizzano pertanto due possibili ignoranze, la cosiddetta dotta ignoranza e la cosiddetta ignoranza invincibile. Per dotta ignoranza, attenzione a questa significativa contraddizione, dotta ignoranza, si intende quella situazione in cui non si è mai ricevuto l'annuncio cristiano, per cui si è in uno stato appunto di ignoranza incolpevole, ma nello stesso tempo si desidera intimamente, ecco perché si parla di ignoranza dotta, ad aderire alla verità che purtroppo non si conosce. Per ignoranza invincibile, invece, si intende quella situazione in cui si è ricevuto l'annuncio cristiano, ma lo stato di ignoranza è tale, invincibile appunto, che non si può superare. Il beato Papa Pio IX, un papa non certo del periodo post-conciliare, afferma nell'enciclica Singulari Quidam del 17 marzo del 1856 queste parole: nella Chiesa cattolica, per il fatto che essa conserva il vero culto, vi è il santuario inviolabile della fede stessa, e il Tempio di Dio, fuori del quale, salvo, ecco questo inciso, salvo la scusa di un'invincibile ignoranza, non si può sperare né la vita né la salvezza. Ma si presenta adesso una questione: se ci si può salvare perché senza colpa si è fuori della Chiesa cattolica, allora viene meno il principio del fuori della Chiesa non c'è salvezza? E invece non c'è contraddizione. Condizione necessaria per far parte della Chiesa è ricevere il battesimo, ma non esiste solo il battesimo di acqua, quello che viene amministrato ordinariamente, esistono anche il battesimo di sangue e il battesimo di desiderio. Il battesimo di sangue riguarda il martirio subito senza che ancora sia ricevuto il battesimo. Il battesimo di desiderio invece è quando un adulto, in attesa di ricevere il battesimo, dovesse morire improvvisamente. Ecco, prendiamo in considerazione quest'ultimo tipo di battesimo. Colui o colei che si trovasse nella situazione della dotta ignoranza o dell'ignoranza invincibile avrebbe un desiderio di aderire comunque al vero Dio.
è un desiderio implicito e non esplicito, ma è ugualmente un desiderio. Dunque non è formalmente nella Chiesa, ma lo è sostanzialmente. E lo è sostanzialmente grazie ad una sorta appunto di battesimo di desiderio. In questo modo viene tanto salvaguardato il principio giusto, che possono salvarsi solo coloro che in buona fede non sono cattolici, quanto il principio dell'extra ecclesiam nulla salus. A proposito del desiderio implicito, Papa San Pio X nel suo celebre catechismo dice: chi trovandosi senza sua colpa, ossia in buona fede, fuori della Chiesa, avesse ricevuto il battesimo o ne avesse il desiderio almeno implicito, cercasse inoltre sinceramente la verità e compisse la volontà di Dio come meglio può, benché separato dal corpo della Chiesa, sarebbe unito all'anima di lei e quindi in via di salute. Ma rimane ancora un'altra questione. Qual è il criterio che il Signore utilizza per capire se un'anima desidera davvero aderire a Lui? Vi è da dire che qui c'è molta confusione. Spesso si dice: se qualcuno senza colpa non è cattolico, è importante che pratichi bene la propria religione. Ciò invece è molto sbagliato. Se il desiderio implicito di aderire al vero Dio si deve esprimere con lo sforzo di praticare bene la propria, che poi è una falsa religione, allora ciò significherebbe che ogni religione è di per sé via di salvezza, e se così fosse verrebbe meno l'esclusivismo salvifico della redenzione di Cristo. Piuttosto il criterio è un altro: lo sforzo riguarda non la pratica della propria religione, ma l'adesione alla legge naturale. Certamente, per concludere, possono salvarsi anche i musulmani, gli induisti, i buddisti, incolpevoli per il loro non essere cristiani, ma non grazie all'essere musulmani, induisti e buddisti, bensì malgrado siano musulmani, induisti e buddisti. Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.